Avete sentito dire che Efesto, il potente dio delle fucine della mitologia greca, è storpio. Ma come ha fatto a diventare così? Era, moglie di Zeus, desiderava avere un figlio bello e potente come suo padre. Ma quando Efesto nacque, era un bambino brutto e peloso, completamente sporco di fuliggine. Alla vista di quell'orrendo bambino, Era si disgustò e gettò il povero bambino dalla cima dell'Olimpo. Il piccolo Efesto precipitò violentemente nelle acque del mare. A causa dell'impatto rimase storpio per l'eternità. Fu accolto e cresciuto dalla Nereide Teti. Dopo aver imparato l'arte della metallurgia, tornò sull'Olimpo per riconquistare il suo posto tra gli dei immortali. Punì anche la madre imprigionandola su un trono d'oro. La liberò solo dopo che lei si scusò per le sue terribili azioni.